Bea, Dimmi. senti, ma tu ci sei oggi al campo? No, non ci sto né oggi né domani, e Perché? ritorno io a Corpetto. Sta ancora in vacanza? Sì. Porella. Quindi ci stai venerdì tu? Oggi Oggi è giornata. è lunedì. No, giovedì ci sto oggi. Ma giovedì non ci alleniamo. Ci ha fregato pure la macchinetta. Volevi fare, eh? Volevi fare, È brava, mi piace, vedi, caro. Ma una Coca-Cola al massimo. Dai, ma sei una pippa. Io. Alza un po'. Beh, pure meno, eh. Eccole. Aspetta, tiralo giù. Ma che abbiamo a prescindere. Ma adesso ci ha messo. No. Sì, che la Prima era in pendenza. Vabbè, comunque ci avete messo mo è pari, voi. Ci avete sempre messo voi. Io vedete. Volevo cominciare un po' prima per non cercare di non fare una preparazione di quelle allucinanti a botto, chilometri ripetute, che a parer mio non serve a niente. Quindi ho detto cominciamo un po' prima. Facciamo un percorso blando in cui piano piano riprendiamo confidenza. Col pallone, con la parte atletica e tutto il resto, e arriviamo per gradi dove dobbiamo arrivare. Quindi, anche se inizialmente può sembrare un po' leggerina a qualcuno rispetto magari a chi ha lavorato come l'anno scorso, piano piano si aumenterà, ma nei tempi dovuti. Personalizzi te. Va bene, esatto. Ecco. Guarda me. Corri verso lì, eh. Corri, 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 giallo, giallo, giallo. Guardalo. Raga, ma lo sapete l'altro giorno quel cretino di Giancarlo che mi ha detto? Anche la potenza, eh. Che ti ha detto? Che ha fatto una partitella con non so che squadra, mi sa una delle serie C, E dice che non reggiamo botta, che siamo scarse. Ho detto vabbè che è una serie C, però insomma non è che c'è tanta differenza. Ho detto organizza una partitella con noi, quindi vediamo insomma se. Ma quelli sono sempre i soliti maschi che fanno, hanno i pregiudizi. Che poi che cos'è che cambia? Vabbè, loro pensano Manca che sono più forti fisicamente, potenza. Sì, e sì. Però Emily mena come i maschi, tanto. O no? Sì, dai, voglio. Emily. Occhi neri solo. Occhi neri, occhi neri non venire. Vabbè, che i maschi sono più forti e sono più muscolosi, cioè è normale, quello si sa. Vabbè, però tanto mica famo il campionato con loro. No, tanto. No, vabbè. Ma pure che noi andiamo a fare una partitella con, che ne so, dei ragazzi dei 16, 17, 18 anni, correranno il triplo di noi, ma perché cioè, è normale, è così, sono maschi, è differente. Uno contro uno, un campo 2x2, uno contro uno. Può paragonarla da. Sì, sempre la stessa cosa. Cioè non vuol dire che magari tecnicamente altre cose siamo inferiori a loro, quello no. Magari di potenza sì, ma nel gioco uno può essere anche uguale. Esiste il calcio femminile, il calcio maschile, il basket femminile, il basket femminile. Però tipo il baseball non c'è il baseball femminile, c'è il softball. A me sta cosa mi urta. Perché a me mi fa schifo. No, a me piace il baseball. No, è vero, io guardo il baseball. Cambia la palla è più grossa. La palla è più grossa, sì. Poi il lanciatore non la può lanciare così, la deve lanciare esatto, così come sì, deficiente. Sì, sì. A me mi dà fastidio questa cosa, perché non ci può essere il Pure baseball il campo femminile? è più piccolo. Cioè, non è che se una pallina da baseball colpisce, tirata da un uomo colpisce un uomo, fa meno male di una pallina da baseball tirata da una donna che colpisce una donna, è sì, uguale. Ma la palla è più grande, ma non è che è morbida. No, tra l'altro, ma poi che cazzo di differenziazione è? Niente, ho sbagliato io. Faccio l'ultimo per la tre. No, no, tu ce l'ho due apposta. Hai incrociato? Hai fatto caso? Dove segniamo noi?
andiamo a muovere un attimino le gambe, portando il pallone in conduzione. Che significa? Mi muoverò un pochettino le gambe, cercherò il pallone.